Allora, ricostruiamo. Aia. Gliani scrive questo: Milan ufficialmente in Champions, ma il verdetto che conta è Verona Vabbè, dai, aspetta, ossessionato, dai. salve, e la Juve in B. Vabbè, dai. Vabbè, ragazzi, Però vabbè, posso dire che qua si arriva veramente al ridicolo, eh. Vabbè, sarà comunque. uno spareggio inutile quello in programma tra i due terzultime, resteranno in A e in Serie B finirà la Juventus, che il 15 giugno verrà sanzionato per ben quattro gravi distinti e provati illeciti. Questo scrive Il Zigliani, post, il post. ma Acchio. Vitale attacca e difende la Juve. Odio atavico, stucchevole e continuativo. Parole Posso pesanti. farvi notare una cosa? Ne sapeva così tanto e ha parlato di 15 giugno che è stata anticipata a domani la sentenza. Cioè, uno che sa tutto, conosce tutto e sa tutti i movimenti dal principio. Prego, Mamma, io Vitale. ragazzi, come ho detto anche nel post, parto da un presupposto molto semplice, che poi una persona che fa informazione, un giornalista, dovrebbe ricercare la verità e lui, esulando poi da tutta questa vicenda che sta contornando la Juve, a me quello che non piace di questo personaggio è che sono una quindicina d'anni che va così a getto Grazie mille, continuo. Sex Pistols. Prego, Oh, prego. eccoli, grazie Sex Pistol, Va prego, così a Vitale. getto continuo e sinceramente questo non mi piace perché poi voglio dire la Juventus, io poi non sono uno di quei negazionisti di Calciopoli, la Juventus per Calciopoli ha giustamente pagato, però come stavo dicendo anche prima nel dibattito con voi, vanno scisse le due cose e comunque non, cioè non ci deve essere questo accanimento che poi fondamentalmente cioè, porta odio, cioè fomenta ancora di più le persone e noi che facciamo informazione non dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo ricercare la verità e fare dei discorsi obiettivi. Tutto questo sinceramente non mi piace da parte di Zigliani. Prego, Io voglio prego, dire Marco. solo una cosa sull'accanimento. Voi avete mai sentito a mezzo stampa il giudice si accanisce contro la ladra che è stata beccata a rubare la 30ª volta? No, perché se la ladra ruba 30 volte, No, 30 ma volte il giudice, aspetta. fermo, fermo, fammi finire, 30 volte il giudice ti processerà. In Italia invece, quando si tocca un potente, può essere il politico, in questo caso può essere la Juve, accanimento. Sai cosa basta al giudice per non accanirsi? Che il potente non delinqua. Siccome la Juve e c'è la Ma sbagli lista, l'anno, non è però la Monarca, Juve, Monarca, io ti sono i devo dirigenti. impedire, La Monarca. società non fa, cioè perdonami, sono i dirigenti, hanno preso 2 anni e mezzo di inibizione, no? Che è un periodo sportivo tantissimo, gli potrebbero dare la rotazione, ma non è che se tu punisci la Juve in sé per sé, non è che è la Juve, è i dirigenti della Juventus e vanno puniti quelli. Ma tu con E me poi, sfondi una porta aperta, io ti voglio cioè, dire una non è che cosa, c'è la Ciccione. recidività per le società. Molto, molto, molto semplice, Ciccione. Allora, io prima parlavo di Calciopoli. Sai perché è perdurato il loro potere? Perché i responsabili, i padroni, quelli che mettono il grano, sono stati lasciati lì. Quando mi vengono a dire Moggi, Giraudo e Bette che hanno agito, ma loro sai chi sono? Di persona, nessuno. Moggi è innocente. Loro avevano potere per chi gli sta alle spalle, che è ancora lì e che continua a delinquere con l'esame di Suarez, con le plusvalenze, con la manovra stipendi. Ecco perché No, no, perdura il no, 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 male, no, perché il capo aspetta, è ancora lì. aspetta, Ecco perché non aspetta, stava finito il capo. aspetta, no, 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 su questo c'è un errore di fondo e mettetemi insieme al monarca, perché comunque se tu hai letto tutti i libri di Carlo Petrini, spiega come Ma Moggi cosa ha ha letto il dover. monarca Io ho Vitale? letto le carte processuali, No, Vitale, non aspetta, Petrini. aspetta, aspetta, perché tu non puoi dire che la matrice di tutto questo, dell'operato di Moggi, è la Juventus, perché in questo caso, secondo me, la Io non parlo della Juventus è Juventus, parlo proprio della parte famiglia lesa. Agnelli, non la Juventus, la Aspetta, famiglia Agnelli. aspetta, parliamo uno alla volta, se no non si capisce niente, Facciamo così i almeno. nomi. Allora, Luciano Moggi, se tu ti leggi i vari libri di Carlo Petrini, determinati atteggiamenti ce li aveva anche quando era dirigente del Torino e era dirigente del Napoli. Quindi tu non puoi dire che questo Fermo, gliel'ha permesso la Juventus, era l'entità fermo, Moggi. La Juve in questo è fermo, fermo. parte lesa. Se lui prova a fare quelle cose col Torino o col Napoli, è riuscito a truccare qualche campionato? No. Sai perché? Perché chi c'ha alle spalle nel Torino e nel Napoli non contano un cazzo. Quando lui invece ha quell'atteggiamento con dietro quella famiglia,
allora sì che riesce a truccare c'era, campionati. C'era però al Torino la storia delle prostitute portate agli arbitri, questo qua è agli atti, non è che me lo sto inventando io. Ma io ti sto dicendo attenzione, che in qualunque azienda del mondo... No, è una cosa... Vitale, ascoltami bene, in qualunque azienda del mondo, per favore, il capo, quello che mette i soldi, non può non sapere quello che fanno i dipendenti. Non esiste in nessuna azienda del mondo. Attenzione, infatti, attenzione questo, Monarca. Anche in questo giudizio, Elkan chiama Agnelli e gli dice: va che state esagerando, perché Elkan sa tutto. Attenzione Monarca, okay. Perché c'è qualcuno che sa tutto, è arrivato un po' in ritardo, è il momento di farlo entrare. Come sa tutto? Ma che ne sa lui? Sì, no, vabbè, tanto bene. Sa della Juventus lui. Buonasera Luca. Buonasera Luca. Un attimo Manfred, perché adesso andremo sulla Juventus, ma c'è una grandissima, importantissima notizia da dare al nostro canale, a chi ci segue, al mondo e al calcio intero, perché Pirlo giocherà per i Gigantes Football. Questa è una bomba, questa è una bomba, mi sembra giusto. Che squadra è? È della Kings League. La Kings League. Un attimo che sento qualcuno. Fatto, risolto. Qualcuno che ha un problema col microfono. Risolto. Che film, allora, merda. Pirlo giocherà nella Kings League. Ma io dico Pirlo. Ma tu non potevi finire la tua carriera bella. Cioè, io dico che poteva già finirla al Milan. Però vabbè. Non potevi finirla quando hai lasciato la Juve, basta, qualche anno in America, così, invece no. Però, vabbè. Ha fatto l'allenatore Manfred, che c'entra? Quest'anno non ha allenato. Come no, ha allenato in Turchia, oh. Ma è questo che contesto, che ha fatto l'allenatore. Ma porta rispetto, ma è un grandissimo allenatore. La peggiore difesa del campionato turco. Sì, ma ha anche reso Borini Ronaldo ai tempi d'oro, diciamolo, allora, che Borini allora, capocannoniere della Turchia. Era stato... Hanno fatto l'accordo, esonero, non si è capito, perché Pirlo doveva pensare al suo futuro. Se questo è il futuro, è chiaro, ma questo è il futuro. Portate rispetto alla Kings League, per favore. Vabbè, ha capito la sua dimensione. Qual è? Anche lui 70 euro a partita. Allora, non credo proprio. Io non credo proprio che siano quelle le cifre. Raga, ma allora, qualsiasi soldi gli possono dare, ma fa ride. Dai, va a giocare il torneo di calciotto. Buttavo fuori. Scusami. Vabbè, c'è anche Totti che fa quel torneo, ma che c'è da ridere, scusami. Beh, se non fai l'allenatore, giusto, la cosa da ridere è che hai fatto l'allenatore. Il nazionale di calcio a 8, qui in Italia. E Totti, sì, guarda che ha livelli alti, Totti, Sì. Ma va benissimo. Doveva farlo anche Ibra, così si risparmiava quest'anno di figura. Ma questo va gente con la gente mascherata, con i rigori tirati dai presidenti. Ma che cazzo, ma per favore, non sputare merda sul piatto in cui mangeremo. Grazie, Ciccione. Grazie. No spoiler. Allora, abbiamo sia Spalletti che saluta il Napoli. Però io, visto che ci siamo, andrei su Inzaghi, che ha perso le staffe. Ah, c'è un grande dissing ad Amala, È contro i tifosi dell'Inter ormai, Inzaghi. Possiamo vederlo. Ministro, saluto alla Famala. Dai, fai una cosa. No, ma il bello è che dice un saluto alla Famala, quindi questo è un dissing ad Amala. Bello pesante. Ma no, ma chissà quanti cazzi video gli aveva chiesto il tifo, dai. Vabbè, guarda come gongoli tu però, guarda come sei felice del dissing ad Amala, caro Leandro. Guarda che quando alzerà la Champions, Inzaghi saranno tutti felici. Ai. Alla fine siamo quando già... vinci metti d'accordo tutti, tranne Allegri, perché Allegri quando vinceva non andava bene uguale, però... Siamo già nel momento caldo, allora Leandro, ricordiamo e poi ci concentriamo solo sul presente. Per la Juventus vincere degli scudetti, anche dominandoli, e arrivare solo in finale di Champions era un fallimento. Questo è scritto da tutti. Adesso mi sembra che vincere una Supercoppa e arrivare in finale di Champions sia un traguardo.
Questo è lo scenario in Italia. Ma che si costruisce, dipende dalle tue possibilità. Mica facevano il mercato a parametro zero. Ma beh, poi no, no, no. Primo anno di Champions, sì, dai, più o meno era quella la squadra. Cioè, era una squadra comunque con parametri zero, con giocatori che avevi preso a 7-8 milioni. Cioè, era comunque una squadra. Il primo anno, cosa? La prima finale di Champions? Sì, 2015. Era una Juve di parametri zero. Da tre. No, no, però aspetta. Venivi da tre scudetti, ho sempre spiegato, non detto, spiegato, che una rosa si valuta l'anno dopo non solo dai pezzi che hai perso, da quelli che hai comprato o trovato, si valuta la crescita di un giocatore. Quando Lautaro dice sono il miglior Lautaro di sempre, e auguri a lui che si è sposato qua a Cernobbio. Ma è vero, si è sposato oggi? Sì, oggi qua, sì, sì. E ci sono un po' di immagini. Auguri a Lautaro. Auguri, auguri al Toro. Cioè, quando lui dice sono il miglior Lautaro possibile da quando gioco, sta dicendo che è nella massima espressione, quindi non è il Lautaro di 5 anni fa che magari con Spalletti e il papà che lo chiamava Cagon. Quindi la rosa si valuta su quello. Credo che la rosa, dopo 3 anni di scudetti, record di punti nella sua Serie A, la rosa che aveva Allegri nel 2015 non fosse poi così tanto male. Infatti è la finale che si è giocato contro la MSN, anzi ha fatto miglior figura lì che contro il Real 2 anni dopo. No? Chiaro, ma infatti la squadra della Juve era forte, però non era nata da colpi piro, cioè tipo quello quando è arrivato Cristiano ovviamente ci aspettava un po' di più e lì ci stava a dire oh mio Dio non arrivava in finale eccetera eccetera. Però anche l'Inter comunque vero che non aveva 3 scudetti di fila, però primo anno con Conte è stato molto buono, è arrivato vicino a Sarri, poi ha vinto lo scudetto, l'anno scorso l'ha perso per poco, possiamo dire così, perché se voleva lo vinceva. E quest'anno secondo me l'Inter in Serie A, lo dico da inizio anno, è la squadra secondo me più completa e più matura della squadra. Adesso siamo arrivati, no, ma io Leandro non so cosa tu dicessi all'inizio, quindi non ce l'ho no, con io, te. Io sempre siccome io la penso e lo scrivo da sempre che l'Inter è forte, e l'anno scorso i miei detrattori, Conti, Inzaghi, il cazzo, io l'anno scorso ho fatto le foto, le ho postate, ho detto ah, perché sono 2 pronostici che si fanno, lo dico alle capre, 2. Oh. Il primo è quello scherzando, anzi tra il serio e il faceto, si dice cosa succede quest'anno e si fa il pronostico ad agosto. Io dissi Inter prima, Milan secondo di 3 punti e Napoli terzo, invece di poco la classifica è cambiata, e poi si fa durante l'anno un'analisi e ci si butta. Io a gennaio qua sono venuto a dire l'Inter ci sarà un tracollo, quindi sono 2. Bisogna essere razionali, l'Inter è oggettivamente forte, non è forte oggi, e se no l'Inter se no si è risultatisti, forte, Fabio. È una rosa forte. Attenzione. No, Fabio, ma tu a marzo non twittavi dicendo che l'Inter avrebbe ripreso il Napoli? Che? Tu a marzo non twittavi scrivendo che l'Inter avrebbe ripreso il Napoli? No, questo lo twittava Inzaghi. No, questo lo twittava Inzaghi. Io solo no, trovalo, me lo mangi, non nulla. Me lo io avevo detto che quando Napoli ha perso ho detto adesso ci divertiamo, inizierà un filotto di sconfitte. Infatti alla fine Napoli vince il campionato con 4-5 giornate di anticipo e Conte lo vince anche lui con 4-5. Non c'è stato il killeraggio del campo, c'è stato perché dalla seconda all'ottava hanno fatto 70 sconfitte, cosa mai avvenuta. Non ho mai scritto che l'Inter avrebbe recuperato, mi spiace. Scusi, Bergo, un attimo per favore, devo far entrare sì. Perché visto che la gente lavora, c'è un lavoratore serio che già in vacanza dal 30 maggio che deve arrivare a 50k Manfred, diciamolo, deve arrivare a 50k. Quindi lavoriamoci tutti insieme per raggiungere il sogno di Official Mazza su Instagram. Un caro saluto. Buonasera Marco. Non venivo, ho detto vabbè, vi vengo a salutare. Dove si trova Marco? Sono un po' Marco? Stressato, capitemi, però rilassato. Tutto bene? Dov'è Mazzocchi? Dov'è? Dove si trova? Sono a Salina, dove volete che io sia? Famosissima Salina. Si fermerà per un 4-5 mesi, immagino. Ma non lo so, insomma, non mettiamo limiti, non mettiamo limiti. La vita dei sogni. State bene? Tutto bene, tutto bene. È una follia. Allora, piacere vedervi in forma. Ma lei un po' di più, signor Mazzocchi. Allora,
ci eravamo buttati da pochissimo sull'Inter che arriva in finale di Champions, abbiamo parlato un po'. Vi faccio vedere, giusto così, la probabile formazione del City che affronterà lo United in finale di FA Cup. La formazione con City... punti deboli via Monarca, Manfredi, guardiamola insieme. Il City insegue veramente il suo triplete e deve passare da questa finale. Allora, Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Ake. De Bru- ah, vabbè, chiaramente qua mettono Stones in difesa. Sì, qua è tutto ma fatto male. Sapete... Ma dove l'hai presa sta formazione, Manfred? Ce ne stanno poche che la danno. No, non si lamenta. Non frega Stones... un cazzo a nessuno di sta partita. Stones dai. È mediano, ovviamente. Quindi Rodri, Stones, De Bruyne, Gundogan e Marez e Grealish dietro Haaland. Stones è attaccabile. Questa è la formazione che probabilmente, se nessuno si fa male, penso che succederà, scenderà in campo con l'Inter. Ma no, gioca Bernardo Silva al posto di Mahrez. Ma che cazzo? Sì, in realtà sì, giocherà Bernardo Silva al posto di Mahrez. Ma cioè, tu segui il calcio d'inglese? Non è detto. Ma patta doppietta in semifinale, detto. Ma non fa giocare. Ma non è detto. Mente? Non è detto. Però è probabile che, avendo Marezzo, tanti, potendosi permettere il lusso di mettere Julian Alvarez, Foden e anche Marez in panchina, può darsi che faccia un po' di turnover in vista della finale. Non è utopia pensarlo. Ragazzi, quello stiamo parlando di una rosa di 22 fenomeni. Vabbè, che sia Marez o Bernardo Silva, più o meno è questa la formazione che affronterà l'Inter. Allora, parto da Mazzocchi per capire se vede punti deboli. Grealish. Insomma, trovare punti deboli al Manchester City francamente mi sembra un po' difficile, quindi no, sinceramente punti deboli è l'unico punto debole del Manchester City è la scimmia di non aver mai vinto la Champions League, ma non è che abbia giocato tutte queste quindi finali, la tradizione europea. Sì, che comunque ha un suo peso, si vede anche dal fatto magari che il Milan è riuscito ad arrivare fino a dove è arrivato, magari a scapito del Napoli, però sinceramente era la grandissima favorita della vigilia di questa Champions League e lo resta anche se in finale c'è un'italiana. Il City è sempre stata dall'inizio della Champions League la meno quotata per la vittoria, sempre, in ogni turno. Non da Vitale, no, la meno quotata nel senso... Quella più probabile, Vitale. La più probabile che vincesse, dall'inizio della Champions. Sì, però questa formazione... Ciao intanto Marco, ciao. Questa formazione... questa formazione è simile, perché Rodri mi pare fosse in panca, eccetera, contro il Chelsea, fa... Esatto. Non c'era Haaland, poi vabbè, ve li ricordate anche voi... nel Chelsea c'era ancora Giroud in panca, fa un tiro in porta in 94 minuti, uno ne fa sette tiri, fa un tiro in porta al Chelsea 2, ricordate, perde la finale di Champions col Chelsea, perché poi le finali si sentono a livello, cioè tu puoi fare, però è cresciuta poi... Fabio, cioè il discorso prima, sì, no, assolutamente squadra... è cresciuta, ma sì, no, sicuramente anche, è cresciuta nel palleggio, anche la Premier che hanno vinto quest'anno, ragazzi, cioè comunque riuscire a stare lì tutto il tempo, riuscire a scavalcare un Arsenal che comunque sembra lanciato, è un segnale di maturità. Eliminare il Real, ragazzi, finalmente. Se vince l'Inter questa finale, l'Inter fa un capolavoro. No, ma non è tanto assoluto. Poi quest'anno, Leandro, l'Arsenal negli ultimi 6 anni hanno vinto 5 volte il campionato, è questo il dato che bisogna analizzare. E rispondendo un attimo a Marco sul concetto della tradizione, io sono perfettamente d'accordo con lui, ma come ho detto tante volte, ma non ha fatto nessuna domanda, ma giochi, perché no, ha espresso una considerazione, io avvaloravo la sua considerazione aggiungendo una cosa, vale a dire che secondo me la tradizione te la vai anche a creare, perché nel calcio contemporaneo abbiamo visto il Chelsea che fino a 15-20 anni fa non aveva tradizione, adesso però Vitale, scusi, mentre noi parliamo io vedo un uomo che ha un sorrisetto come a dire io so già, no Monarca, per favore io mi diverto a sentirvi. Allora Monarca, mezzanotte e 12 del 30 maggio ci illumini lei, Monarca. Noi vorremmo sapere come andrà a finire, come si svolgerà la finale di Champions. Partiamo da un presupposto: il giorno dopo la finale Guardiola e i suoi ragazzi del City inizieranno ad andare dallo psicologo. Come? Allora, questa io quindi sento inizi voi... come i film di Tarantino, cioè con quello che io sento voi, tutti in realtà, mica solo voi, il Manchester City non ha punti deboli,
è chiaro che veramente io lo so che leggere la tattica è difficile, non è per tutti, beh, certo. Però secondo me, a noi per questo la invitiamo, Monarca, se fate uno sforzo ci riuscite. Allora loro giocano, in realtà le loro fasce vere sono uno fra Bernardo Silva e Marez e l'altro è Grealish. Nessuno di questi tre giocatori ha voglia di rientrare e nessuno di questi tre giocatori quando prova a rientrare fa bene, perché non sono abituati. Seconda cosa, i loro braccetti, quindi Walker e uno fra Ake e Akanji, non sanno leggere le linee. Sì, quindi scarsissimi difensivamente. Quando li imbuchi, lo faccio parlare, impari. Quando li imbuchi, loro non sanno leggere la linea. Vero. Andatevi a vedere il gol che fa il Chelsea in finale di Champions. È un'imbucata non letta. Non letta da uno dei braccetti, ma non c'erano né Ake né Akanji, però non mi fate finire. Che cazzo, è fondamentale. E che cazzo, fatemi finire. Allora, io penso che l'Inter è molto brava a palleggiare e che nel momento in cui palleggia e va in verticale, non per forza al centro su Lautaro, ma anche sulle fasce, gli può fare parecchio male. L'Inter andrà a pressare a centrocampo, non starà bassa, questo ve lo garantisco. Noi li aspetteremo a centrocampo, dove recupereremo palla e daremo le imbucate per Di Marco, Dumfries, uno fra Lukaku e Dzeko, mi auguro Lukaku, e Lautaro, con gli inserimenti sulla destra anche di Barella. Per me li battiamo.